E salve a tutti gente, qua c'è Game che parla e oggi siamo qui con una nuova puntata di Paper Mario Portale Millenario. Nell'ultima puntata c'è stato un finale un po' glitchoso, lo so. Praticamente si è tagliata l'ultima clip di video, ma in sintesi che cosa ho fatto? Era praticamente l'ultima parte di video. Ho portato Marco fin qui, ricordate la canzoncina che cantava sempre? I due fratelli, baffi rossi, tre sederate e baffo blu, quattro martellate. Bene, era esattamente questo che bisognava fare, ma bisognava aggiungere anche la gemma di Marco, quella che si portava sempre appresso, qua dentro. E in più bisognava lanciare cannoni o la bomba dentro per aprire sto passaggio. Alla fine l'unica cosa che ho fatto. Poi però una volta aperto il passaggio, Marco il fifone ha fatto il codardo e se n'è ritornato in base. E intanto neanche sapevo ci fosse, lo stavo facendo a caso. Ma comunque andiamo avanti, va? Alla fine l'ultima cosa che abbiamo fatto nell'ultimo episodio è anche ricevere il cannonio. E questa parte è un po' sospettosa perché sembra che ci puoi andare, però lanciare cannonio non serve. No, eh? E vabbè, qui è anche la parte dove io ho salutato, niente di che. Ora, sperando che non capiti più. Bene. Intanto siamo dentro una carota. Perché ho detto siamo dentro una carota? Ok, sta cosa non me la spiego. Dove è finito il mio linguaggio non lo so. Siamo dentro una grotta. Che carota. Dei pirati. E nuovi nemici. Sono la versione rossa che c'erano anche nel primo Paper Mario. E per questo ho anche messo, come ho già detto, non so se era una parte tagliata o meno, nella parte che è andata male. Ho equipaggiato, non so se qui, non so esattamente se si è già attivato o meno, ma saltando, magari posso saltarli sopra, non lo so, adesso provo. Dovrei avere attacchi di ghiaccio, che è molto utile contro questi qua. Sì, ok, mi fa saltare su di loro, ecco cosa fa. Non è vero. E però, ci ricordate cosa ha detto anche Gumbella? Innanzitutto, cacchio, mi stavo dimenticando. Anche se qua sono nuovi, anche se non sembrano, loro sono critici alle esplosioni anche, oltre che al ghiaccio. Quindi, Gumbella, vai. Perché bisogna circumizzare anche questi qua che sono identici. È un fiammetto! È un fantasma a forma di fiamma! I suoi punti vita massimi sono 6, la potenza è 4, la difesa è 0. Eccetto per i parametri un po' diversi, è identico a un fiammo. Dato che si tratta di una fiamma, fai attenzione a non scottarlo. A non scottarti, semmai. Sembra temere molto il ghiaccio e le esplosioni, è uguale. Durante il combattimento potrebbe appiccarti il fuoco nei pantaloni. Usa difesa. Va bene, l'abbiamo già vista con il fiammo. Ok, e rende la cosa molto più semplice l'attacco di ghiaccio. Pensavo avesse un'animazione di attacco di ghiaccio, ma no, a quanto pare ti fa semplicemente saltare su di loro e basta. Però intanto, bella, voglio lui, grazie. Cannonio. Oh, guarda lì cosa nascondeva quella stalactite. Un po' nascosto seriamente, però ok. Ce ne manca tipo solamente uno per potenziare entrambi i nostri partner che abbiamo in sospeso. Fiammo, mi fai prendere quella prima. E poi semmai adesso ti attacco. Mi piacerebbe. Sì, è vero, adesso in questo gioco. Bello, in questo gioco li fa saltare i nemici. Scusate, risintetizzo. In questo gioco la bomba di questo gioco salta invece del primo Paper Mario, camminava e basta. Quindi è molto utile, ma qui alla fine quello più utile non è cannone, tanto se cupallo. Vabbè, quello lì è già danneggiato. Qua tipo mi chiede di fare la super bomba, vero? Ce l'ho. Kamikaze, tripla bomba. Oh. Infligge danni a un nemico a terra. No. Come bombette lui ha un attacco che sconfigge tutti i nemici, insomma, li colpisce tutti, ma il primo invece non lo è. Tipo la bomba è nuovo.
praticamente lanci una bomba che esplode al turno dopo. L'abbiamo già letto anche da qualche parte poi. Tieni premuto A e rilascialo quando... Oh, ok, comandazione è diverso. Ok. Teoricamente sono critici. Au. Oh. Sembrava un po' diverso da... Perché il primo non mi ha fatto niente? Mi sa che il loro attacco può fallire. Sì, però Cannonio è... Se mi lasci sempre tutti al 5, l'attacco in mano è un po' sprecato, ma va bene. Vabbè, tanto al contrario di Bombette, il suo primo attacco non consuma l'esplosione. Perché il primo attacco di Bombette alla fine non era l'esplosione. Diamine. Au. Non ho capito, sto attacco cosa dovrebbe fare... Ah, ok, adesso ho capito. Mi scotterebbe, ma mi sa che con la testa di ghiaccio non mi può fare nulla. Ok, va bene, va bene. Ok, va bene, però se il cannone non è potenziato è inutile. E tanto però non possiamo neanche potenziarlo, perché non possiamo tornare a Fanulopoli. Siamo bloccati qui totalmente. Bene, per questo tuo misero punto vita ti lascio ancora andare avanti. Ora crepa però. Ok. E voilà. Te continua a crepare, Cannoni, abbiamo visto che comunque te non muori, russi. E qua ci serve già un altro partner. Ombretta. Aspettiamo il prossimo turno. Forse ce la facciamo anche senza... Uff, ok. Ok, no, non ce la si fa senza... Forse con Mini Yoshi? Sì, può darsi. Ah, no. Anche iniziativa nemica, ti pareva. Sì, ci sono di nuovo loro, i proiettili Bill. Bene. Però stavolta in questo gioco niente glitch dell'infinità di punti stella. E danno un misero punto stella. In modo per dire sbarazzatevi dei cannoni più presto, perché rompono le scatole. Sono scemo anch'io. Anche perché ti riporto all'inizio a cadere. Aspetta, è vero, ombretta. Si può fare così, giusto? Però è molto lenta come procedimento. Vabbè, tanto basta anche semplicemente cliccare, perché anche se ti toccano veramente non succede niente. Buongiorno. Aspetta, posso fare una cosa effettivamente. Contrattaccare. Me lo fa cambiare? Bene, sono riuscito a colpirlo, ma mi sa che un proiettile B mi colpisce subito dopo. Ok, perché se non sbaglio anche in questo gioco i cannoni dovrebbero essere... dovrebbero soffrire le esplosioni. Però, un altro nemico che innanzitutto mi ha fatto... Ah, mi lancia un cuore, vabbè, chi se ne frega. Grazie, era il cuore che mi mancava. Ora. Bisogna di nuovo analizzare, però innanzitutto non gli ho fatto danno, what? Devo usare un po' fuori difesa con loro. Enciclopedia intanto. È un cannone Bill. È il cannone che spara a pallotto di Bill. I suoi punti vita massimi sono 5. La difesa è 2. Non attacca ma lancia pallotto di Bill. Forse il pallotto di Bill si offenderà, ma è meglio eliminare prima il cannone. Quanti pallotti di Bill ci saranno in un cannone? Sembrano siano infiniti, infatti è così. E il primo turno per l'appunto non attacca. Però, ehi, quello invece... Ah, era una moneta. Va bene, non ci sono partner cattivi nel pubblico, quindi niente. Questa qua è nuova però di questo Paper Mario. Adesso lanciano anche... Vabbè, continuano a lanciare le monete, va bene. Lanciano anche in alto, quindi quello è un nemico da cielo, teoricamente. Ah sì, comunque l'ho danneggiato, è vero, non vedevo la vita, sono stupido io. Comunque, ecco, l'ha appena detto un bella, però io ovviamente leggo senza pensare, quindi non so quanti punti vita abbiano adesso. Giusto, non gli faccio niente. Bene, cambia. Vai con Cannonio, va. Fanno male.
molto male. Non mi ricordo, tu... va per forza sul primo nemico, te pareva. E io con Mario non ho attacchi che... oh, che colpiscono entrambi i pallotti di Bill, ti pareva. Dai! Ma sono tipo bloccato. Come faccio? Se Cannonio non è l'unico che può ferirlo, probabilmente. No, qua me la devo cavare con un astromoto, vero? Va bene. Se proprio insistete. Non ho altro modo di ferirli. Sono scemo, però, dai. Vabbè, ci siamo sbarazzati dei proiettili. Quanto schifo, però, raga. E ovviamente per un punto vita lo attacco. Ok, tanto adesso ne lancia solamente uno, quindi non me ne frega. Ma come ne lanci due? Ma sei serio? Oh. Dai, ma non farmi sprecare tutti questi cosi, vabbè. Si recuperano questi. Dai, però. Ah, però effettivamente sono in cielo, quindi non... sono stupido di nuovo. Devo riprendermi. Cosa mi sta capitando? Intanto, sì, attaccherò lo stesso, ma tanto crepano da soli questi. Ok. Adesso c'ho subito... infatti, immaginavo. Au. Appunto, devo riprendermi. Smettila di failare, continua a failare. Perché ogni volta che rinizio a registrare dopo un po' perdo già il ritmo, diciamo. Tra poco comunque level up, quindi ci curiamo un po'. Speriamo. Qua? Ha tutta l'aria di doversi sul ponte. Cosa bisogna fare esattamente? No, così lo ammazzo e basta. Si può saltare su questo barile? Sì, si può saltare, ok. Già. Non voglio perdere tutte le mie vite qua su un barile. No. Hitbox maledetta, ti prego. Non farmi crepare qui. Ok. Oh no. Yeah, questo qua è un nuovo nemico totalmente. Se non sbaglio, siccome non mi ricordo esattamente come funzionano, meglio evitare il contrattacco. Ah, madonna. E adesso ce l'abbiamo anche come... noi effettivamente l'abbiamo già visti come... spettatori ste bombe gigantesche, però... vai a analizzare. Enciclopedia. È una gran bobomba! È un amico di Bobomba ed è bello grosso. I suoi punti vita massimi sono 6, la potenza è 2, la difesa è 1. Non attacca mai, ma se si accende e si lascia esplodere, questo potrebbe essere un vantaggio, ma quando esplode subito subiamo danni anche noi. Se accumula energia può arrivare alla potenza di 8, dunque assai pericoloso. Se l'attacchi col fuoco o con delle bombe, esplode subito, una bella idea. Comunque devi combattere, scegli se vuoi eliminarlo o scappare. Ecco, questo qua è tipo un nemico che qui ci consigliano di scappare. Però ovviamente le monete le perdiamo comunque, quindi dobbiamo affrontarlo lo stesso. Vabbè, intanto sprechiamo un turno per ricambiarlo e mettiamo il cannonio. Se bisogna far esplodere, oh, aia. Non so se subiamo danno noi. Ok, sì, lo subiamo comunque. Au. Ok, sto nemico è pericoloso.
sia per se stesso che per noi. Cercherò di affrontare il meno possibile sto nemico. Magari solamente per arrivare a livello 100 prima del boss. Cioè a 100 punti stella. Ah, un fiammo. Perché adesso ci sono in fiammo? Oh, giorno? Altri nemici? Aspetta, forse devo fare così. Ah, non pensavo funzionasse veramente come cosa. Lì c'è una paranella a quanto pare. E qua sotto un fiammo. Non capisco in che direzione debba andare prima. Ah, qua è chiuso, quindi obviously. Potevo colpire con cannoni. Però va bene. Questi qua li abbiamo già analizzati, no? Contano, no? Sì, contano. Ora vai. Ora voi, non mi ricordo, Gumball ha detto che avete statistiche diverse, però voi siete più potenziati o meno? Più potenziati, immagino. Quindi non lo eliminerai subito. Appunto, sono più potenziati questi qua. Ecco perché venivano considerati mini boss. E comunque no, non, praticamente con quella tessera che ho non mi fanno niente. Quindi ciao. Vi ho detto che sarebbe stato molto utile. Ok, quindi bisogna andare di sopra però. Sto rischiando, pochi punti vita con tutti. Quella lì è una paranella. Ehi. Ah, devo analizzare anche questa, bene. Vorrei difendere un po' Mario, ma cambia. Se non sbaglio anche questi qua fanno parecchio male, quindi... È una paranella! È un'anella con le ali! I suoi punti vita massimi sono 5, la potenza è 3, la difesa è 4. È identica a un'anella. È insensibile al fuoco o alle esplosioni. Ah, ok, quindi sono il contrario. Non usarli. Se le salti sopra, la sua difesa si riduce a 0. A quel punto puoi sconfiggerla. Non ricordo, le anelle le abbiamo già incontrate. Sì, probabilmente sì, le abbiamo incontrate lì a... sul ring le abbiamo incontrate, però... Non naturalmente. Dai, devo riprendere il timing. Però se sbaglio le anelle si rialzano dopo un turno. Esatto. Sprecando quel turno però comunque. Ok. Cosa conveniente, saltate sempre su una e l'altra. Così proprio non vi potranno attaccare. Se sbagliato o meno, non vi potranno attaccare in questo modo. Ok. No, però anche la nebbia. Che rompiscatole la nebbia. Dai, fammela buona. Bravissima la nebbia. Ti scommetto che non mi farei buona anche questa, però... Appunto. Magari non farla buona anche quella? No, ovviamente lei... Ok, vabbè, se n'è andata via la nebbia, grazie. Fungo sarebbe utilissimo. Ma ovviamente no. Ok. Questo è letteralmente il nemico anti questo posto, perché... Qua ti consiglio di usare sia il fuoco... No, le esplosioni, non il fuoco, va. Se usate il fuoco su cui fiammo, siete morti. E noi... Ah, giusto. Vero che cannone... Ah, sì, sì, giusto. Grazie, Gumbella, per la tua esposizione, però... Basta fare così. Tornate da dove siete venuti. Non immischiatevi con cose che non vi riguardano. No. Ciao.
Beh, a giudicare con la passerella credo abbiate capito cosa ci sarà a breve. Non ricordo se quell'acqua mi ammazza. Però se non sbaglio bisognava farlo quello. Lì c'è una chiave. Ho capito cosa bisogna fare. Quell'interruttore si può riattivare, quindi vuol dire che probabilmente c'era quella pedana a tempo. Quindi... Ok, però effettivamente come faccio a far restare cannonio lì? Cioè, senza farlo cadere? Devo metterlo proprio prima... Ecco, così. Grazie. Vai. Ma perché sei andato in diagonale? Dovrei smettere di sprecare punti vita così. Ora, senza andare in diagonale, Mario. Vai qui. Hai preso la chiave, ottimo. Ora, se non sbaglio, sì, effettivamente bisognava fare una... No. Non si può fare. Ah, giusto, la chiave mi serve per andare avanti, che stupido. Ci abbiamo una porta da aprire. Fa solo due danni a testa, giusto? Ci abbiamo 9 punti vita che servono, sì. Quindi il cannonio puoi fare il contraccolpo. Ok. Queste cose li accenderà subito. Oh man, il cannonio ci lascia subito. Il cannonio ci lascia. Diamine. Oh, level up. Dovrebbe potenziare anche... Dovrebbe far ritornare vita anche il cannonio, vero? Ok. Cosa avevo potenziato? Avevo potenziato i punti fiore, no? Ok, quindi punti vita, vai. Ok. Rischiamo brutto. Cannonio c'hai di nuovo... Intanto un paralogio, sì, ha di nuovo tutti i punti vita. Paralogio non l'ho mai usato, però anche il primo primario c'ero, ferma il tempo. Comunque qua sotto ora dovremmo poter andare. E vai. Giorno, non dovrei avere cannonio con me quando ci siete voi. Cosa potrei mettere? Sbagliato zona però. Contro le paranelle hanno un sacco di difesa, no? Bene, una volta fate cadere a terra lui sarà utile. Ok. È utile anche quando sono così, perché lui fa un sacco di salti. Quindi... Perché però non gli faccio male all'inizio? Cioè dovrebbe cadere prima. Wow. Ok. Madonna, in gestione fa sempre un sacco di danni. Se pensate anche che oltrepassa la difesa è utilissimo come mossa. Peccato che non attacchi i nemici volanti. A te, mini Yoshi. Ok. Il level up che lo fa, tanto l'ho fatto. Ah, davvero siete nemici singoli? Che barba. Vabbè, il level up che lo fa, l'ho fatto. Ora, ci riesco? No, 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 ok, era impensabile, non sapevo quanto era lungo però. Vai. Posso fare davvero pochissimi passi alla volta.
Uff, fallire alla fine è un incubo. Ok, però no, ancora aspetta. Giusto. Qua non c'è il salto più alto come per Paper Mario, quindi non serve. Ok. Il parkour nell'acqua non è che mi piaccia molto, ma giusto con il fiammo avere ombretta? No. Ok. Ah, c'è un fiammo e un fiammi. Ah, c'è un problema. Vorrei rubarli quel super fungo al fiammo, però l'attacco di Squitty mi sa che si incendia se lo faccio. Ah, tralasciamo. Lasciamo perdere questa cosa. Almeno comunque non lo può usare sugli altri. E poi c'è comunque speranza che lo droppi naturalmente. Fungo? No. Non che servisse. Aia. Dannazione, quanto detesta che lo lasci con un punto vita. Ok. Ed è fatto. Seriamente, gli stessi nemici Recolor nella stessa zona? Strano. No, dai, ma non mi dai. Chi se l'aspettava però? Va bene, non avevo tempo di farlo con Cannonio. Oh no! Sapete una cosa che mi stavo dimenticando? Meno male che ci sono altri cannoni. Il più insignificante nemico di questa grotta, che mi stavo dimenticando di analizzare, è proprio il proiettile. Intanto a te perché non provi a dare cena a testata? Niente, vero? Infatti immaginavo. Anche i proiettili Bill sono da analizzare. Che cretinata stavo facendo. È un pallottolo Bill. È lanciato da un cannone Bill. È un tipo molto aggressivo. I suoi punti vita massimi sono 2. La potenza è 4. La difesa è 1. Se non elimini subito ti attaccherà sferrando uno dei temibili attacchi fisici. Usa bene i comandi azione e fallo fuori. Vero, ma noi sopportiamo questo. E direi di andare ad attaccare questo, che è più fastidioso. Lasciandolo a un misero punto vita, ovviamente. Nada. Ok. Te, vero, non serve a niente con Bella, quindi quando si tratta di nemici con tanta difesa proprio non sei molto utile. Evitiamo almeno l'attacco di uno? Sì. No, non lo evitiamo più. Perché te, se non sbaglio, gestione puoi fare solamente quello davanti. Non voglio questo. Quindi facciamo attaccare prima Mario questo.
Ringraziamo l'altro pallottolo Bill che l'ha messo davanti. Cioè l'ha messo sopra, apriatevi. Qua ce ne sono male cani, madonna. Quanto fa male. Ok. Ah, c'era un altro. Seriamente? Ma mi prendi in giro? Va bene, evitando i nemici che ci colpiscono da ogni dove. No. Ok. Ora che non ho niente più da analizzare, speriamo. Ok. Possiamo anche cavarcela così, cambia. E dovremmo subito farcela così, in questo modo. Ciao ciao. Più rapidi del rapido. Lasciano un bel po' di monete questi. Quanti punti vita ho? Da sopportare. Spero non siano 4. Ah, neanche posso saperlo. Sono 4. Addio 8. Anzi, sì, 8 punti vita proprio. Sei pronto, cannonio? Ci facciamo un po' male. Anzi, per evitare un po' di danno. Non so neanche se ci può difendere. Cioè, il comando difesa. Au. Se lasciano un botto di punti, madonna. Oh. E vai. Oh. Eh sì. C'è di nuovo lui. Però lì dietro c'è qualcos'altro. La tessera tutti meno uno. Mario e i nemici subiscono un punto di danno in meno. Mario e i nemici? Ok, un modo per equilibrare però. Chi è che la mette? Chi va là? Oh, chi sono costoro? Spiriti dei defunti all'inferno. Non pensavo che anima viva potesse raggiungermi qui. Cosa? Devo tralasciare i preamboli e maledirti subito? Ma senti un po', come fai a saperlo? Ehi, aspetta un attimo, lascia parlare me. Sono chiuso qui dentro da un secolo e sto morendo di noia. Che? Me compreso, sono 4 i forzieri che hai incontrato? Cioè, mi stai dicendo che sai perfettamente come va a finire? Ma che sfortuna! Con te non si può parlare. E io che già pregustavo la visione di facce terrorizzate. Beh, allora cerca la chiave di questo forziere e portamela. Sai già com'è fatta, no? La mia. La tengono certi spettri che abitano qui. Sbrigati a sconfiggerli. Ah, comunque, che bello quando si può proprio fuori recitazione. Ok, abbiamo visto che comunque il salto funziona. Ovviamente voi avete più danno, quindi. E quindi devo sprecare. Spreco un attacco alla fine. Per 2 miseri punti vita, perché Cannonio non può attaccare quelli là. Avrei dovuto attaccare quelli più lontani.
ma allo stesso tempo sarebbero rimasti in vita entrambi. E così sarà probabilmente. Potevo fare effettivamente il salto flip. Ok. Tanto bruciate, non mi bruciate. Attaccare i compagni proprio non ci provano più, eh. Stella, punti stella immagino, ma sono già pieno. Vabbè, è bello fare un bingo almeno. Non so qual è il che stile di cannonio. Non so il timing del che stile di cannonio, quindi non so quando farlo. Chiave nera, è stato anche più semplice del previsto. Bene, bene, hai portato la chiave, e allora aprimi, cosa aspetti? Vai, incominciando. Incominciamo, intanto tieni ciò che ti ho promesso. Imbecille! Ci sei cascato con tutte le scarpe, credulone! Oh, come mi sento bene! Scemo che non sei altro, beccati la mia tremenda maledizione! Ti farò pentire di avermi aperto il mio forziere, trema pulce! Sii maledetto! Eccoti maledetto, pentista! Stai bene? Ti ho fatto male? Soffri di me... Dimenati, contorciti. Da ora, premendo Y quando sei su certi posti, ti trasformerai in una nave di carta. Terribile, vero? È meglio che ti faccia che tu faccia pratica. Impara altre l'arte e mettila in acqua. Se sali sulla piattaforma navale e il pavimento si illumina, significa che sta funzionando. La posizione è giusta, ora premi Y e sarai una barchetta di carta. Non so perché ha fatto un lag iniziale, ma ok. Pentista. Spaventoso, vero? Guardati, sei indecente. Puoi galleggiare sull'acqua, tutti ti trovano strambo e ti stratterranno come meriti. Ricorda che se non sei sulla piattaforma navale non potrai trasformarti. Quanto la fai lunga? Per riavviare la tua forma, avvicinati alla piattaforma e premi di nuovo Y. Dai, prova. Bene, bene, bravo. Hai capito come usare la tecnica? Sì. Bene, addio, credulone. E grazie per avermi liberato. Per i sette mari, che tipo sarà un... Per i sette mari, che tipo sarà un... Sarà a posto? Probabilmente. Di sicuro ci avrà aiutato, però. Qua non c'è niente. E comunque sì, ovviamente facendo il fail della vita ogni volta. Queste piattaforme le abbiamo viste più volte anche a Fannullopoli. E sostituiscono completamente i sushi. Qualche una volta era l'abilità di un partner, è diventata una maledizione di Mario. Altro motivo per il quale sushi non c'è più. Cioè un partner che sostituisca sushi. Vai. Alla fine però è uguale. Anzi, non possiamo immergerci sott'acqua con questa abilità, quindi ci perdiamo cose alla fine. Devo proprio? Almeno ti salta addosso.
Vero, tutti sconfiggiamo subito. Ma mi ha anche evitato, wow. E abbiamo fatto anche con lui. Direi che per oggi comunque arriviamo fino alla porta del boss, diciamo, in un certo senso. Vai. E vabbè, fail finale. Sembrava lo stesse facendo bene. Posso fare così? No. Dai, ma mi devi far rifare tutto, serio? Questo no? Ok. Questo è difficile, questo è bello. Ma dai! Ok. Giusto. Ah, giusto. Dimentico che abbiamo lui. Grazie. Ora abbiamo tre a testa per Squitty e Cannonio. Aspetteremo ad usarli perché, beh, ci vuole. Comunque, qua c'è il blocco salvataggio, quindi dovrei fermarmi qui. Non so quanto stato c'è ancora a questo punto. Au. Sì, lo so, avrei dovuto farlo da là. Ho provato. Ebbene, adesso siamo alla barchetta. Ottimo. Qua intanto è bloccato. Sopra non si può risalire, quindi no. Quindi o bisogna scendere la cascata o bisogna entrare qua dentro. Perché qua dentro c'è anche un'altra cascata, no? Potrebbe rivelare un segreto. Ed effettivamente. Qualcosa è rivelato. Tesoro. La difesa dei compagni aumenta di 1. Hai ottenuto la tessera mega difesa C. Perché mega difesa? Va bene. Vabbè, su Cupaldo per dire sarebbe ancora più utile. Comunque la direzione giusta dove bisognava andare è dove la cascata ci buttava, quindi di sotto alla fine. Ma sapete cosa? Lo faremo alla prossima puntata, perché qui da Jungle Gamer è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, grazie per aver visto questo episodio. Probabilmente là andremo dal boss, quindi ci fermiamo qui. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate like e arrivederci. Ciao ciao!